Salve a tutti! Oggi sono qui a presentarvi un disegno di grande formato di MF Merletto. Il disegno è conosciuto anche come Scigni alla Fonte dell'Amore. Si tratta di un'applicazione di grande dimensione che è stata studiata o per un copriletto importante o per una tenda importante. Qui sul tennigrafo vedete il disegno frammentato in quattro tavole. Sono quattro cartoni separati, ma è possibile avere questo disegno anche su una tavola unica. Il disegno misura in altezza 38 cm e in lunghezza 89 cm. Le singole tavole sono 49 in altezza e 32 in larghezza. Vi invito a proseguire nella visione di questo video perché ci sono più avanti dei dettagli molto importanti dal punto di vista della lavorazione e della descrizione. Quindi, buon proseguimento. Le abili mani di Anna, un'amica di Fieve, nonché abile merlettaia, che sta lavorando a questo disegno, I Scigni alla Fonte dell'Amore. Un disegno che decorava il primo letto della sposa. I Scigni sono gli sposi e la Fonte dell'Amore è quell'amore che regnerà sempre all'interno della loro famiglia. Monica, che è la nuora di Anna, si è innamorata di questo disegno. E ha chiesto all'abile suocera se poteva realizzare la parte interna, la parte centrale dell'applicazione che è più complessa. Monica sta realizzando tutte le bordure e tutte le bordure dei coprifedera. Come vedete, è già stato realizzato un cigno intero con l'ausilio di molti fuselli. Adesso invece Anna sta realizzando il bordo che consentirà l'attaccatura al tessuto. Adesso Anna sta usando pochi fuselli, mentre prima ce n'erano molti di più. Stiamo lavorando su un tombolo francese, che è quello che assomiglia più di tutti al nostro tombolo piatto. Vedete, noi lavoriamo con i fuselli appoggiati sul cuscino e il tombolo francese ci consente di spostare disegno e lavorazione in base all'avanzamento del lavoro. Anna è proprio brava. Dell'amore vi sia piaciuto, spero di ritrovarvi in tanti. Chi non fosse ancora iscritto, lo invito ad iscrivervi al nostro canale MF Merletto su YouTube e spero di rivedervi presto.